Guarda questa immagine. Cosa ti sembra? Cosa ti sembra? Come ti chiami? Chi so io? Io sono Franceschino, l'ultimo re di Napoli in persona. Vabbè, non ho guardato mo come sono vestito, ma io sono veramente Franceschino. Vabbè, ma voi se volete mi potete chiamare pure Ciccino. Eh sì, Ciccino, perché io sono un re nuovo, cyber socialista. Papà! Pure papà mio mi annominava Ciccino, ma quando si vede buon umore mi annominava Lasagna. Quando mi ci imbarcato in papà Napoli che ha fatto vela per Gaeta, guardavo il golfo di Napoli e sapevo che quella era l'ultima volta che l'avrei vista. Lo guardavo e mi si straziava il cuore e diceva al comandante della nave, Vincenzino Crisporo: Vincenzino, i napoletani non hanno voluto giudicarmi a ragion veduta. Io però ho la coscienza a posto di aver fatto tutto quello che era nelle mie possibilità. Ad essi resteranno soltanto gli occhi per piangere. Parte passimenta per terra assai lontana, parte a porto sonna puritana. Da dove vengo io? Dal paradiso. Ah, il paradiso mi annoia. L'obbligatorio. Ah, troppa gente arrefresca l'animo nell'obbligatorio e a me le correnti d'aria mi fanno male. Sì! Fanno venire l'allergia. E allora da dove vengo? Vengo dall'inferno. Ah, pur là ci stanno troppi sbalzi di temperatura, caldo caldo, freddo freddo. Ah, il corpo mio vuole una temperatura standard e nemmeno quella basta. Ma io non vengo nemmeno da quell'inferno in terra chiamato Vavaracani e Fenestrelle, vicino Torino, dove migliaia, centinaia e migliaia di persone che non si volevano alleare a Vittorio Emanuele sono state massacrate, fucilate, murate vive, buttate dentro la calce. Contro queste infamità, vergogna e disonore. Parola un re. Bravo! Per te l'unico che ha gridato ai Borbone, un bel pollo alla Franceschiello. Ingredienti: pollo, naturalmente pollo, olio di oliva, origano, sale, giardiniera, vino bianco frizzante, sale, l'ho detto, sale? Eh sì, e mettetecelo il sale nella vita, nel pollo e nella vita. Chi tutto sa, si inchini al re pollo. Ah, e ricordatevi una cosa importantissima: gli uomini si dividono in tre categorie. Uomo, uomo ricchi e chicchi ricchi.